Noi stiamo facendo un movimento politico. È vero che siamo un movimento civico, è vero che il 5 Stelle non è un partito, ma siamo un movimento politico. Secondo per vincere, diamo per scontato che per e non corriamo soltanto per andare a mettere il consigliere comunale. Speriamo di giocarci il pallottaggio. E ci siamo. Okay. Parlo quindi sempre della cosa dopo. È quello. No, lei ha detto una cosa in più. Diceva, se dovesse andare male, a differenza di chi fa politica soltanto per entrare lì e spartirsi il bottino, se dovesse andare male, noi anche da fuori continueremo a far così, cosa che comunque non ha fatto nessuno, perché anche da fuori un consigliere soltanto, o addirittura proprio dovesse succedere una cosa stranissima e non ne leggiamo nemmeno uno, anche da fuori un movimento, se non è una persona, può fare tantissimo. Perché poi raccogliamo firme, facciamo manifestazioni. L'attenzione che sui temi del lato pratico della cosa. Ma poi comunque non si esclude che dopo. Ma cioè, proprio alla Dispoli, questo se anche. Ma poi non si esclude che dopo si possa essere d'accordo su qualcosa. Magari noi immaginiamo una situazione di nuovo come quella del piano regolatore, magari in questa nuova fase non solo noi diremo di no, magari lo diranno anche se. Ma c'è una connessione come la nuova legge elettorale, non più a 20 più uno al consiglio, il consiglio a 16, dunque sarebbero essere credo 12, no, 10 di maggioranza e 6 di opposizione. Uno o due dentro diventano determinanti all'interno della maggioranza per non far passare eventualmente cose strane, perché poi è talmente risicata la differenza. Certo. Allora dico, lì sei decisivo, anche su cose buone se faranno o meno, lì sei decisivo. Ma noi siamo convinti di arrivarci. Però, è stato votato anche il relatore a 20, a 19, quello che sia. Già se c'era uno o due che diceva almeno io ho il pudore di astenermi. Ma sì, ma lo faremo, io avrei voluto fare. Ma proprio per questo motivo. Ma la Dispoli sono tante cose da mettere a posto. La spiaggia che un cittadino se deve camminare deve passare in mezzo agli ombrelloni, perché partono gli ombrelloni dai stabilimenti alle rocce dentro al mare. Una cosa importante, perché gli danno sempre, questi qua dentro. Ma com'è possibile? Noi paghiamo le tasse, la mondezza, tutto quello che c'è da fare alla Dispoli paghiamo. Ma perché io non devo prendere una sediolina e andarmene lì? Perché ogni anno io trovo una striscia di mare, un po' perché se lo mangia, un po' perché glielo danno sempre ai stabilimenti. Ma il mare nostro dov'è? Ma voglia quanto c'è da fare, io quest'anno non ci voglio passare in mezzo agli ombrelloni per andare da. No, perché tu te devi prendere quello che ti danno, ma se non c'è nessuno che li ferma, quelli mettono ombrelloni su casa mia. Ha capito qual è il problema? Bocca al lupo, grazie. Ma tu stai a Cervelli adesso? Io sto a Cervelli.